Giulia Ottonello, protagonista femminile del musical Frankenstein Junior per la regia di Saverio Marconi. Allora, un ruolo estremamente interessante il suo, si è ispirato un pochino anche al famoso film da cui è tratto il musical, o viceversa anche? Assolutamente sì, io sono una grandissima fan di Mel Brooks, sono una gran fan di Frankenstein Junior e l'ho guardato tante volte. Basti pensare che tipo nella mia famiglia c'è l'abitudine, una volta all'anno almeno, tipo nella zona natalizia, di guardare tutti insieme Frankenstein Junior, quindi in realtà lo conosco da tempo, è un grandissimo cult, mi sono ispirata molto all'attrice ovviamente originale, che trovo straordinaria, semplicemente straordinaria, e abbiamo lavorato insieme molto anche col regista Saverio Marconi, anche il regista associato Marco Iacomelli, abbiamo affrontato la cosa, insomma, sono stata ispirata anche forse un po' da Norma Desmond, il viale del tramonto. Ha detto niente. Sì, sono stata un po' ispirata da questi personaggi, molto tragico-comici quasi, perché sono talmente tragici che sembrano quasi delle macchiette comiche. Infatti il viale del tramonto per assurdo potrebbe sembrare quasi un B-movie, sotto certi punti di vista. Esatto, come voleva un po' creare Mel Brooks in Frankenstein Junior in realtà. Sì. Senta, lei ha parlato prima della famiglia, fin da piccola lei ha iniziato a studiare danza e canto e sua mamma è una, non tutti lo sanno, ma è una cantante lirica. Ecco, quanto ha influito la sua presenza affinché lei appunto tirasse fuori poi quello che è stato il suo talento, oppure sarebbe successo ugualmente? Ma probabilmente è stato fondamentale, nel senso che il destino a volte non arriva a caso e c'era un disegno più grande, un po' di tutto, e questa cosa mi ha aiutato molto. Lei probabilmente fin da piccolissima infatti ha avuto anche la sensibilità maggiore in più di percepire in me un qualche cosa che... E quindi sì, assolutamente sì, lei sì. Ecco, che rapporto ha con la lirica lei? Lei Giulia? Io con la lirica, col fatto che mia mamma è stata una cantante lirica, poi si è data dopo all'insegnamento ed è anche tra l'altro la mia principale insegnante, c'è un rapporto particolare, quindi sia con la lirica, con l'opera in generale, la musica più classica, e anche col fatto che mia mamma è anche la mia insegnante, non sono cose facili, però ci si diverte, ecco, non ci si annoia mai. Sì. Ecco, nel 2002, dopo comunque varie esperienze di danza e di musica... Sì, io soprattutto canto, perché io proprio ballerina non sono. Comunque, insomma, se la cavi. Infatti fai musical, no? Sì, mi muovo. Ecco, appunto, dicevo, dopo varie esperienze, comunque approdata Amici nel 2002, che poi ha vinto. Che tipo di esperienza è stata quella? Formativa, da un punto di vista proprio umano, oltre che professionale, o è soltanto un... Cioè, ora non vorrei offendere, comunque una gran baracconata, ecco, vista magari dall'esterno. Io sono stata anche lì, appunto, perché c'è un mio amico che è autore proprio di Amici, quindi conosco un pochino come funziona la cosa. Devo dire che sono molto felice di aver fatto parte a quell'edizione. Secondo me in quel momento era bello anche l'aspetto di dare molta importanza soprattutto alle discipline, quindi recitazione, canto, ballo, lì mi si è aperta molto la mente. Ero appena uscita dalla mia cameretta, avevo tipo 18 anni e mi sono proprio aperta al mondo così, boom, tutto in una volta. Quindi è stata un'esperienza assolutamente anche profondamente forte a livello umano. E no, mi piace ricordare, insomma, che è stato un ottimo inizio. Che rapporto è rimasto con i tuoi amici appunto di allora? Ormai sono passati tipo 10 anni, con alcuni colleghi magari ci siamo un po' persi, però è rimasto un ottimo rapporto con tutti. Ma te l'aspettavi di vincere allora? Cioè quando sei arrivata lì, o è stata una grossa sorpresa? Perché torniamo un po' indietro nel tempo, 10 anni fa, anzi più di 10 anni fa. Ma a un certo punto magari uno dice, oh chissà, ci spero tanto, però in realtà non era il mio principale obiettivo, forse già mi sembrava molto grande il tipo di esperienza che stavo vivendo e si è conclusa ovviamente nel migliore dei modi, quindi è stata in un certo senso anche una sorpresa in più, perché oltre ad essere una grande esperienza, ad averla affrontato dall'inizio alla fine, ad aver fatto un bel percorso dove ho imparato tante cose, ho anche vinto e quindi alla fine ero un po', cioè insomma è stato un grande inizio, bello. Ecco, infatti appunto diciamo da lì è iniziato tutto, perché uscita dalla casa d'amici lei ha cominciato appunto a lavorare in vari spettacoli, addirittura ha avuto il piacere di duettare con Gloria Gaynor. Sì, proprio in quell'estate, dopo l'edizione di Amici, nell'estate
Sì, mi era capitato di fare questa cosa all'improvviso, impanicatissima. Che sensazioni provò allora una ragazzina? Eh beh sì, ero molto molto emozionata, molto agitata. Devo dire che Gloria Gaynor ha fatto tutto, nel senso che è stata una gran signora, una gran professionista e mi ha messo molto a mio agio. Quindi dove non riuscivo ad arrivare io con l'emotività, ha fatto tutto lei. Senta, poi lei, le do del lei anche se è molto giovane, ti do del tu, ti do del tu. Allora, tu dopo hai inciso vari CD e poi l'incontro con il musical, proprio cantando sotto la pioggia se non erro, per la regia di Saverio Marconi per l'appunto. Sì, esatto, sì, il primo musical, il debutto nel musical fu Cantando sotto la pioggia, sempre della Compagnia dell'Arancia con Saverio Marconi, c'era anche Raffaele Paganini, Justin Matera, poi con loro ho fatto anche Cats, dove siamo stati in tournée per tutta l'Italia, praticamente quasi 2 anni, insomma 2 stagioni intere, ci siamo fatti anche un'estiva ed è stata un'esperienza meravigliosa e adesso Frankenstein Junior. Senti, continuando il tuo percorso canoro, tu hai sperimentato varie cose, fra le altre una collaborazione con un gruppo che si chiama New Quartet, hai appunto inciso Eclettica, dove canti in chiave jazz le canzoni di miti come Barbra Streisand e appunto Michael Jackson. Ecco, come è nata questa idea? L'idea è nata perché nell'arco di questi primi anni, diciamo, di carriera mi è capitato di interpretare varie cose ed erano a volte molto diverse tra di loro, così per collegare un po' con una sorta di fil rouge questi primi anni di percorso nella mia carriera, insomma, abbiamo deciso di creare questo concerto show, diciamo, dove presento questo mio essere eclettica e, con dei bravissimi musicisti e artisti come il New Quartet. Senti, ma come ci si avvicina a un mito come Barbra Streisand? Oddio, ci si avvicina con grande rispetto perché Barbra Streisand è Barbra Streisand e poi io sono un'altra cosa, nel senso che l'ammiro tantissimo, è davvero una dei miei più grandi idoli e credo che ascoltandola e guardandola mi abbia un pochino insegnato qualche cosa. Ho cercato di assorbire da lei un po' di cose, però ovviamente la rispetto tantissimo e non voglio paragonarmi a lei. Credo che sia anche inutile. Infatti tu molto, in maniera molto furba non l'hai copiata, ma l'hai interpretata in una maniera diversa. Ho cercato di interpretare, diciamo, alcuni brani suoi a mio modo, rispettando il suo, ecco. Tu hai fatto anche doppiaggio cinematografico. Sì. Quella che esperienza è stata? Bellissima, sì. Ho doppiato qualche anno fa, sempre per la Walt Disney, come d'incanto, doppiando la voce cantata di Amy Adams, che interpretava Giselle. E poi sempre per la voce cantata di Amy Adams, produzione sempre Walt Disney, The Muppets, i Muppets, sì. È uscito anche un CD con le canzoni in italiano di Come d'Incanto, no? Sì, 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 c'è un CD sia di Come d'Incanto che dei Muppets. Hai fatto molte cose, voglio dire, in questi anni, insomma, Amici ti ha portato fortuna e forse soprattutto la tua mamma ti ha portato fortuna, diciamo la verità. Sì, 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 diciamo che ci sono stati un po' di personaggi importanti per l'andare avanti, diciamo, in questo cammino, assolutamente. E poi adesso c'è anche il mio disco. Infatti voglio dire proprio quello, volevo concludere con questo. Alla fine del 2012 hai pubblicato il tuo primo CD, I miei colori. Ecco, ce ne vuoi parlare un po'? I miei colori è il frutto del lavoro di tanti anni e finalmente in questa mia produzione molto molto indipendente, insomma, ha dato frutto I miei colori, un disco molto particolare perché è un genere a cui non tutti quelli che mi seguono sono abituati a sentirmi fare, diciamo, perché chi mi segue più come interprete teatrale o come interprete più melodica, più drammatica talvolta o ironica, ecco, rimarrà un po' sorpreso perché è un aspetto un po' diverso, un po' più moderno di me discograficamente. Però d'altronde, essendo un po' eclettica, faccio anche quello. Ci sono 11 inediti, credo un bel album, spero che piaccia. E si trova su iTunes, in digitale.
Senti, devo dire, è stato un piacere conoscerti. Io ti ho trovato molto cambiata da quella che era l'immagine che avevo di te, di Amici, e di un'altra intervista che avevamo fatto poco dopo. Eri molto più rigida, una ragazzina molto più forse severa con se stessa. Adesso ti trovo così allegra, serena, felice, eclettica, appunto. Grazie, grazie mille. In bocca al lupo. Crepi il cacciatore, perché poveri lupi, no? Invece bisogna farli vivere. Grazie. Grazie a voi, davvero. Grazie. Oh, 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 woke up today.